Turismo. Quindi? Quindi? Dalla Santa. Well, the gizmo is music that is not ancient traditional music, it's new music, most of which I wrote, some which Vittorio wrote. And it's a small thing, because I like to come to Italy every summer. But sometimes it's very difficult to get the 20 Salentini on stage. So we have a smaller unit called Gizmo, which Vittorio and I have concocted. But it's, so it's rock. It's, dici anche tu qualcosa, no, la così cosa unisci il tutto. No, la cosa più bella che c'è è che è un gruppo nuovo, e durante il tour della Taranta del 2004 ci è venuto in mente, perché non facciamo una band? Io ovviamente ci ho pensato su un paio di giorni, te l'ha chiesto lui, perché non facciamo una band? Quindi ci ho pensato su, guarda, non lo so, adesso vediamo, c'è Sanremo. Eri molto impegnato, cioè hai dovuto pensare. No, invece tipo in un nanosecondo ho detto fantastico, cioè abbiamo cominciato a scegliere gli elementi che ci piacevano di più in tutto il mondo e abbiamo creato questo gruppo che fa world rock. Nel frattempo credo che stiano, sono forse nello schermo qui dietro a noi, ci sono un po' di foto, sì, del tour della Taranta. No, no, queste adesso Gizmo, le vediamo, scusa, di Gizmo. Ci sono un po' di foto che abbiamo fatto, queste qua credo che siano proprio di luglio, mentre eravate in tour in Italia. Armand Saballe. Armand is the most incredible bass player on the planet. Quindi Armand Saballe Co, bassista di Everybody, credo Peter Gabriel, Paul Simon, Seal. È il bassista appunto della band che hanno scelto, della band che hanno formato. Sono andati in giro appunto a cercare un po' di personaggi, e Armand Saballe Co è un bassista incredibile e suona giustamente. Ed è stato il bassista di Jacopo Astorius. Questa è la cosa che mi ha fatto svenire quando era giovane. Spiega, il bassista di Jacopo Astorius durante gli ultimi tour aveva bisogno di, perché lui faceva molti soli, aveva bisogno di un bassista, e cercando in tutto il mondo ha trovato a Parigi questo ragazzo, This Very Young Guy, che ha cominciato a suonare con lui, e quindi è stiamo mostro. Parlando di storia della musica, abbiamo qui due pezzi grossi della storia della musica. Cosa volete di più dal database? Allora, io direi che a questo punto, cioè, faccio un po' di promozione un pochino per me, e che comunque c'entra con Stuart, perché questo è il libro The Book. Questo è il libro che io ho scritto lo scorso anno, dove ci sono un sacco di aneddoti, un sacco di cosine. Belle, giusto per farvi capire, c'è Let's have a look. C'è la prefazione di Stuart. So you wrote something about That's not true. Wow, come on. Everything's true because you. No, that's not true either. Ecco, mi sta uccidendo il libro, mio Dio. In realtà lui ha scritto la prefazione. Ah, you wrote this is something. True. This is true. That's true. That's the part I wrote. That's the part you wrote. So you wrote the foreword. Yes. You invented something on everything was true, because you said something like, "Yeah, we were trying to do something again about the police without Sting and whatever." Not really. No, I wouldn't. It would never be the police. Okay. There's only police. There's three guys in the police, and it would never be the police. But Andy and I, we play together. We jam a lot in Los Angeles with Armand, actually. But it's not the police without Sting. Giusto it will così. Never be. It will never be, of course. Una nota, giusto così, un attimino. La prefazione l'ha scritta Stuart, e aveva segnalato il fatto che comunque c'erano stati dei tentativi di rifare la musica dei Police solo con lui e Andy senza Sting. Però giustamente si è reso conto di questa cosa, che insomma i Police sono tre e sappiamo benissimo chi sono. Per cui, vi faccio vedere anche un bel giornale che è uscito in questi giorni. Vabbè, c'è Sting, però dentro ci sono un sacco di cose anche di Stuart e del DVD. Per cui a questo punto ritorniamo un attimino a parlare del DVD, che io vi faccio rivedere. Questo qui è nei negozi in ottobre ed è un qualcosa che è veramente da avere, assolutamente. Ci sono altre domande? Sì, Lidia. C'erano delle domande. Domande per Stuart. Sì, da parte. Beh, insomma, sono delle domande che un po' lunghe le risposte, ci vorrebbe più tempo. Beh, facciamo, comunque, vediamo, sì, che cosa ci diciamo, dicono. Allora, signor Copeland. Signor Copeland. Salve, mi chiamo Bruce e sono di Verona, ho solo 17 anni, ma sono un grande fan. Sono giovane, lo so, ma fra poco dovrò partire per una sala di incisione. Vorrei chiederle un consiglio su come poter dare il massimo in studio.